Siamo con Riccardo Gravagna davanti a un cartello che riporta Genesis. Ma scusi, dottor Gravagna, in che anno siamo? Qui siamo nel 1972, noi eravamo, io e te eravamo due ragazzi adolescenti che avevamo, bisogna dire la sincera verità, pochi soldi in tasca e ci siamo persi persino il concerto che fecero in quell'anno al Palazzo dello Sport perché mettevamo via i soldi per comprarci i dischi e quindi vedete che occasione che ci siamo persi al tempo. Ma saltiamo tutti questi anni e arriviamo al 2022, cosa sta per succedere? Sta per succedere che adesso lo celebriamo, adesso il concerto lo facciamo, chiaramente i Genesis, quelli veri, non ci sono più, c'è un gruppo che è eccezionale, che sono i Get Em Out, gruppo di Milano, che ripercorre in maniera fedelissima quella che è stata l'epopea Peter Gabriel, sia a livello di costumi, sia a livello di strumenti, sia a livello proprio di sonorità. Loro sono veramente rigorosi, veramente bravi. Ripercorriamo il percorso Foxtrot e non solo, perché non faranno solo Foxtrot, in un posto incantevole che è l'anfiteatro di Villa Berloni sulla Candelara e devo dire che abbiamo avuto una bella risposta, soprattutto anche da persone non di Pesaro che conoscono i Get Em Out, che ci hanno prenotato i biglietti da Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia addirittura e verranno tutti gasati, inebriati per sentire il suono vero, il suono di una musica che secondo me è ancora attuale.